Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Buon giovedì a chi ci segue e buon giovedì a Francesco Galietti che è già in collegamento. Buongiorno. Ciao Daniele, tutto bene? Buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Allora, è ancora lo scambio tra il primo ministro Draghi e Matteo Salvini a dominare buona parte delle pagine politiche dei giornali di oggi. Mario Draghi era in Slovenia, ma nel corso della conferenza stampa è stato interpellato sul tema della delega fiscale e del catasto. E a onor del vero, se si fosse stato in un'aula di giustizia non sarebbe stata una testimonianza efficacissima, perché a un certo punto Draghi dice: nessuno pagherà di più, nessuno pagherà di meno. Poi, pochi minuti dopo, dice: no, però ci sarà un riequilibrio tra chi pagherà di più, chi pagherà di meno. Dopodiché, però, il Premier ha tenuto il punto dicendo: ma se ne parlerà tra qualche anno. Ma il tema è proprio questo, e lo sottolinea oggi Maurizio Belpietro. È una bomba a orologeria rispetto a un immobiliare italiano già gravato da una patrimoniale pesantissima. Anche Salvini tiene il punto dalla propria prospettiva. Questa mattina è anche confortato, leggendo i giornali, dalle interviste di Luca Zaia sul Corriere della Sera e Massimiliano Fedriga su Repubblica, spesso accreditati di posizioni assai divergenti rispetto alla segreteria del partito, e che invece oggi appaiono convergenti. Per un deve rimanere al governo, ma per altro verso ribadiscono: c'è una sola Lega, sull'immobiliare non si può scherzare, eccetera. Vedremo questo, vedremo gli aspetti più convincenti, meno convincenti, le contraddizioni che ancora restano. Sul versante sinistro, eravate preoccupati che si arrivava a giovedì di una settimana e non c'era ancora l'intervista al Corriere della Sera di Goffredo Bettini? Oggi si colma la lacuna e provvede Maria Teresa Meli, vedremo i messaggi thailandesi, romani, vedete voi di Bettini. Mentre Carlo Calenda, eroe dei liberali twitteriani, liberali tra virgolette, cioè liberal, eccetera, si svela e dice: voterò a sinistra, voto per Gualtieri. C'è sempre un liberale su Twitter che al minuto 1 ti spiega il liberalismo e al minuto 2 ti spiega che bisogna votare a sinistra. Calenda appartiene, diciamo, alla categoria. Vedremo anche questo. È invece importante Stefano Folli che ragiona rispetto al campo del centrosinistra sul bivio del ballottaggio di Roma. Attenzione, dovremo dedicare, Francesco, un'ampia parte della rassegna alle vicende giudiziarie. Si complica il quadro dell'avvocato di Donna, già collega allo studio ALPA di Giuseppe Conte. Si aggrava in termini strettamente giudiziari, lo spiega La Verità. Ma attenzione, è imbarazzante anche il pezzo di Repubblica in cui si dice: ma questo millantava sostanzialmente rapporti con Conte. E anche il giornale che dice: ma nel momento della ricerca dei senatori per Conte si muoveva anche lui. C'è il caso Morisi. Ieri il Corriere seppellisce le notizie buone per Morisi a pagina 28, ne parla molto bene Giorgio Viandola sulla Verità. Occhio, preparate i fazzoletti, commozione perché la stampa si strugge di commozione per l'escort romeno, intervistandolo, e l'escort dice: non posso più lavorare, mi hanno rovinato. Quindi il rovinato della situazione non è Morisi, è l'escort romeno per la stampa. La Verità apre sul caso AIFA, molto spazio su diversi giornali per il caso anche del professor Galli, e poi segnalazioni finali: Saviano in estasi per la Boccassini. E invece il trittico Andrea Purgatori sul Corriere, Mirella Serri sulla Stampa, Giancarlo De Cataldo su Repubblica, in estasi per il nuovo giallo di Veltroni. Quindi accorrete in libreria. Le aperture: La Verità, agenzia del farmaco indagata per le mancate cure anti-Covid. Scoop di Fuori dal Corpo, programma di Mario Giordano. La Corte dei Conti vuole capire perché a ottobre 2020 l'Italia rifiutò i monoclonali gratis, salvo poi comprarli a marzo del 21. La vicenda tira in ballo anche Speranza ed è solo l'ultima di una lunga serie. Editoriale di Belpietro sul catasto, bomba a orologeria. A metà pagina Gandola su Morisi, chat assolve Morisi, il Corriere la nasconde così. Sul rapporto Draghi-Salvini, la Lega non molla, e editoriale interessante di Carioti che dice a Draghi: dove vai se Salvini non ce l'hai? Come dire, non privarti della Lega, altrimenti resti prigioniero del PD. Corriere della Sera su Draghi che dice: nessuna patrimoniale, è peccato che la patrimoniale ci sia già da 21 miliardi sull'immobile.
Il fatto sul centrosinistra, Letta in barca, Calenda e Renzi, Conte dice no, la resistenza dei grillini a, diciamo, all'ala, come la vogliamo chiamare, più riformista del centrosinistra. Il giornale su Di Donna, il legale indagato, tramava per Conte, l'avvocato andava a caccia di senatori per salvare il governo giallorosso presieduto dall'amico Giuseppe. Il Tempo, sulle dichiarazioni del CEO di Pfizer, col vaccino si balla ancora, dopo 6 mesi la protezione scende a picco, Israele conferma, l'Italia fa spallucce. La Stampa, Draghi uno schiaffo a Salvini e, medesimo tenore, il titolo di Repubblica, Salvini sbatte su Draghi. Francesco, se sei d'accordo, pigliamo il toro per le corna alla vicenda del catasto. Maurizio Belpietro ricostruisce le dichiarazioni di Draghi e anche quelle, diciamo, che lasciano un po' di dubbi, e il direttore della Verità con garbo questi dubbi li sottolinea. Ovviamente noi non abbiamo intenzione di dubitare delle parole del Presidente del Consiglio, tuttavia ci permettiamo di riportare alcune dichiarazioni che sono seguite alla sua conferenza stampa. Le prime sono quelle rilasciate dalla sottosegretaria Guerra, donna di sinistra, la quale, intervenendo durante una trasmissione in onda su Radio 1, ha detto che, virgolette, l'idea non è aumentare le tasse, ma distribuire il peso di questa imposta. Belpietro, capite bene che la cosa non è per niente rassicurante. Poi il direttore della Verità cita un'analoga dichiarazione anche del ministro dell'Economia Franco. L'offerta informativa della Verità è completata da una serie di pezzi, ne cito uno, anzi due particolarmente significativi, di Claudio Antonelli. Il primo che rievoca come le commissioni finanze di Camera e Senato avessero escluso il tema della riforma del catasto. L'altra è una annotazione acuta che fa Antonelli dicendo: ma guardate che nella delega si parla di riordino IVA, che vuol dire? C'è un'altra supposta anche lì, perché non se ne discute? Francesco, è una buona idea dare una pistola carica a un futuro governo sul catasto? Storicamente, se tu dai a qualcuno una pistola carica, poi viene usata. Sì, allora, e qui secondo me Belpietro azzecca molto bene anche la titolazione, perché la delega è una delega, le deleghe ovviamente sono una cornice, quindi non è lì che troverai le noticine a piedi pagina, i dettagli, per quello bisogna aspettare i decreti che implementano la cornice. E però in questa vaghezza, ci sono anche altri oggi che lamentano la vaghezza. Ci sono spinte contro spinte, no, ci sono quelli come Draghi che dicono: guarda, che non c'è da temere niente, c'è semplicemente da fare, come dire, un robusto aggiornamento di dati molto vetusti, vedere se qualcosa è sfuggito ai radar del catasto, e altri invece, finariciuti di lungo corso, che noi sappiamo benissimo che cosa hanno nella testa, no? Per cui su questa vaghezza probabilmente si consuma la tragedia politica, no? Da una parte chi teme il peggio la porta sulla casa, dall'altra chi invece no, rassicura, no? E secondo me il nodo è questo, però è un nodo che parte da lì e poi ha tutta una serie di ricadute politiche molto forti, perché poi sulle tensioni che ne derivano, il centro-sinistra inizia come al solito la tiritera per indurre Salvini all'esodo dalla maggioranza, e il sogno mai sopito, no? Letta vuole sostituire questa maggioranza larga con una maggioranza Ursula, tradotto vuole fare di Draghi un conte qualsiasi. Draghi ovviamente non è che impazzisca di gioia all'idea. Questo è come dire, e lo vedremo anche l'intervista che tu hai citato di Pettini. Ancora una volta sembra no? I grillini rimangono con noi, avvinghiati a noi, la Lega se ne può andare È in così, maggioranza. è così. E questo poi è un refrain, no? Ti direi che la riforma del catasto è in questo momento la leva che viene usata per cercare di ottenere questo risultato. Ma Daniele, sono pronto a scommetterci dei soldi, tempo qualche settimana. Sarà qualche altro tema che Ah, verrà certo. strumentalizzato. Facciamo quota 100? Ah, certo. Ecco, comunque ce ne saranno altri. Allora, occhio al caffè, perché l'arrabbiatura maggiore sul catasto, un lettore liberale, antitasse, preoccupato, eccetera, l'arrabbiatura maggiore se la prenderà
Almeno io me la sono presa stamattina verso le 5 leggendo Maria Stella Gelmini, ministro di Forza Italia, sul Foglio. Dovrebbe essere, nelle intenzioni di chi firma questo intervento, un articolo di rassicurazione. Scrive la Gelmini: la nuova fotografia del patrimonio immobiliare non sarà utilizzata per aumentare le tasse sulla casa. Si dirà che ciò non fornisce sufficiente garanzia che in futuro un altro governo potrà farlo. Questa però è una di quelle argomentazioni che rientrano nel futuribile, perché nessuno può garantire per i governi del futuro. Ma io non credo a ciò che leggo, cioè tu fai una norma che dà una pistola carica e dici, poi in futuro chissà come andrà. Così, ecco, questi sarebbero quelli che combattono per i contribuenti. A sto punto è meglio avere a che fare con i tassatori espliciti, vediamone due, che almeno non si nascondono. Eccola qua, la Guerra, che è sottosegretaria amica di Bersani, ma insomma della filiera di Visco, nel senso di Vincenzo, sentita sul Corriere della Sera da Enrico Marro, che dice: ma guardate, qualcuno pagherà di meno. Si scoprirà che se si utilizzassero le nuove rendite ai fini fiscali, cosa esclusa dalla delega, qualcuno dovrebbe pagare di meno. Penso in particolare agli immobili ereditati, magari in comproprietà, in paesi o zone di montagna che hanno subito processi di spopolamento, quindi dove c'è una capretta solitaria, si pagherà di meno. Solo una minoranza scoprirebbe di dover pagare di più se si ragionasse a parità di gettito. Insomma, la Lotteria Italia. Ma c'è qualcuno che è ancora più esplicito. Andiamo direttamente al caposcuola, Vincenzo Visco, che è sentito dal Fatto Quotidiano, e Luciano Cerasa a intervistarlo. Dice: ma fate più in fretta. Draghi sul catasto sembra molto determinato, anche se parla di 4-5 anni per mettere in campo la nuova normativa. Per me si può fare in un anno e mezzo. E l'intervistatore gli dice: la sinistra fa quadrato e ribatte che gli effetti fiscali della revisione sono sospesi sine die. E qui Visco dice: ma come? Se la sinistra non fosse così poco consapevole del suo ruolo, farebbe una campagna a tappeto, uguale e contraria a quella di Salvini, perché la riforma sia applicata subito e a parità di gettito. Bisognerebbe spiegare alla gente che ci sarebbe uno spostamento di valore dai ricchi ai poveri, dal nord al sud, dove le case valgono molto meno, dal centro alle periferie, dove abitazioni nuovissime con la crisi del mercato immobiliare hanno perso notevolmente valore. Il fatto che ci siano all'opposizione Confedilizia e la destra è un'occasione per rendere espliciti i riferimenti politici dell'area della sinistra. Francesco, almeno cala il velo, no? Questo dice le cose. Il nemico è Confedilizia, i proprietari immobiliari. Peppone, Don Camillo, Banca Guareschi. Sì, però l'arma carica gliela dà Draghi con. Sì, ma poi soprattutto con Foglio, ripeto, il punto qui è la vaghezza della delega. Se, è vero che la delega non deve essere minuta nelle prescrizioni, ma neanche essere una roba dove ciascuno vede cosa vuole. Non, è pericolosissima questa cosa, perché sai, di Draghi ci fidiamo, ma un altro posto suo, mica tanto. Anche perché l'abbiamo spiegato ormai 50 volte, agli ascoltatori sarà venuto a noia. Mentre la delega è una legge, il Parlamento la discute. Poi, una volta fatta, quando il governo fa il decreto delegato o decreto legislativo, che dir si voglia, su quel prodotto finale, che poi diciamolo è partorito dall'Agenzia delle Entrate, il Parlamento può solo esprimere un parere, quindi il delitto è perfetto senza correzione. Sul tema della vaghezza, evocato assai opportunamente da Galietti, due commenti. Angelo De Mattia sul Tempo: la riforma del catasto annunciata da Draghi regala solo incertezze. E anche Carlo Cottarelli, sempre cauto nei confronti del governo, che però oggi sulla stampa è critico in questo passaggio. Andiamo a vedere la parte più succosa del pezzo di Cottarelli. Qui il governo ha forse pensato che l'estrema gradualità della riforma rendesse accettabile andare oltre quanto concordato in Parlamento. Primo, l'introduzione nelle informazioni presenti nel catasto di un valore della casa allineato ai prezzi di mercato sarebbe rinviata al 26. Secondo, le nuove informazioni non sarebbero utilizzate per determinare la base imponibile dei tributi. Qualche effetto ci sarebbe, per esempio, nel calcolo dell'ISEE e quindi nell'accesso a certi benefici.
Chi teme questa riforma è allora perché pensa che le informazioni dormienti saranno alla fine risvegliate. Del resto, perché fare la riforma se poi non la si vuole prima o poi rendere effettiva? Anche Cottarelli, diciamo, cautissimo e morbido, arriva al punto, no, Francesco, mi pare, no? Esatto. Esatto. Cottarelli, che, come dire, scrive parecchio, con cui non sempre sono d'accordo, stavolta secondo me tutto lo c'entra, dopodiché secondo me io ho il fondato timore che Cottarelli poi, avendo, come dire, una prescrizione più dettagliata, vada in una direzione diversa dalla mia, ma Ah, di però, fondo c'è una sì. vaghezza di partenza, non va bene. È così, è così. Allora, affrontato, diciamo, la policy, andiamo alla politics, andiamo al ricasco politico da destra e da sinistra. Da destra la questione è la Lega. Ieri Salvini ha tenuto il punto e ci si domanda, ma è l'inizio di una strategia antitasse, o invece è stato, diciamo così, uno scatto momentaneo post-elettorale? E nell'uno o nell'altro caso, questo è prodromico a una divisione nel partito, a una rottura rispetto al governo? E oggi, diciamo, per Salvini, dal suo punto di vista, è una giornata rassicurante, perché quelli che sono descritti come i suoi avversari interni oggi viaggiano all'unisono con lui. Luca Zaia, governatore del Veneto, intervistato da Cesare Zapperi sul Corriere: chiariamo i dubbi, ma andiamo avanti. Noi di lotta e di governo, come gemelli siamesi. Domanda: la Lega non ha ancora deciso se far prevalere l'anima di governo. Risposta: ma noi abbiamo milioni di anime, questa specificità è stata sempre oggetto di dibattito. Le due componenti sono fondamentali come due gemelli siamesi. L'una non può vivere senza l'altra. Una Lega senza lotta non sarebbe più la Lega, ma anche senza governo, penso ai nostri sindaci, non avrebbe senso. La vera abilità sta nel tenere vive le due anime, evitando così che il treno deragli. E in fondo toni analoghi sono quelli che usa Fedriga, sentito su Repubblica da Emanuele Lauria: niente crisi, ma la Lega nel governo non deve essere ospite. E la questione ospite, siamo trattati come, era esattamente la parola utilizzata ieri dal capogruppo alla Camera Molinari in una intervista che era stata letta come prodromica alla rottura. Stesso tono viene utilizzato oggi sulla stampa dall'altro capogruppo al Senato della Lega, Romeo: PD e 5 Stelle vogliono buttarci fuori, ma restiamo nella maggioranza. Cioè, alla fine, oggi, vero o non vero, facciata o non facciata, tutte le componenti della Lega, le più salviniane e le più antisalviniane, diciamo, nella rappresentazione comune, dicono la stessa cosa. Lo riconosce anche il Fatto Quotidiano, che non credo sia sospettabile di simpatie leghiste, pezzo di pagina 5: pure i nordisti ora si schierano col capo ribelle. Francesco, senti, le ipotesi sono due. La prima è la più negativa per la Lega e il centrodestra, cioè, vabbè, questa è solo una cosa post-elettorale, 36 ore e poi finisce lì. La seconda è che invece la destra si incammini su un sentiero di difesa dei contribuenti in modo serio, senza con ciò fare colpi di testa, senza uscire dal governo, ma chiarendo che l'agenda antitasse è quella cruciale. Si può sperare che questo sia il cammino della destra o è un'illusione delle 7:18 di una mattina di ottobre? Secondo me è vero che ci saranno torsioni, litigate, piatti rotti da qua in avanti, perché all'ordine del giorno ci sono temi su cui la Lega andrà in una direzione e il governo andrà. E questo sul catasto non è che è un'antipasto, poi arriverà quota 100 e soprattutto noi sappiamo che l'obiettivo del centro-sinistra è di buttare fuori la Lega dalla maggioranza velocemente, non è una morte dei mille tagli, cioè una cosa sanguinosa, lenta, è una roba veloce, brutale, deve avvenire prima delle elezioni del capo dello Stato. Quindi è una predizione abbastanza facile, calendario. Il secondo aspetto, però, scusami, secondo me alla Lega interessa niente del dibattito sulle idee, e questa è la pagina amara. Io, tra poco mi caracollerò in libreria a comprare il tuo libro e di cui trovo ci sia un gran bisogno, perché io non penso che sia genuino il percorso di difesa delle idee di tutto il centro.
di un solo partito, è un problema di tutto il centrodestra. Un reale desiderio di occuparsi di idee, policies, cose del genere, io non lo vedo. Vedo tante battaglie di politica che volta a volta muovono da un pretesto piuttosto che da un altro, ma di una voglia di approfondire temi, di dibattere, proprio quella non la vedo e lo dico con grande amarezza. Speriamo sia una considerazione pessimistica, eh? Mettiamola così, speriamo. Senti, trasferiamoci e spostiamo la telecamera, l'abbiamo puntata sul lato destro, ora puntiamola sul lato sinistro, tu stesso anticipavi qualcosa e qui abbiamo almeno tre o quattro cose da vedere. Allora, l'annunciata intervista, ormai è una rubrica, Maria Teresa Meli da Bettini o Bettini sce Maria Teresa Meli, vedete voi. Sono sicuro che la Lega strapperà Draghi al Quirinale, dobbiamo rifletterci. La prosa è quella, diciamo, dei comunisti degli anni 50 e 60. Il voto conferma che un PD supponente isolato perde, mentre un PD arioso, dinamico politicamente, dialogante e unitario vince e difende anche meglio le sue idee. Questa ispirazione, dopo la sconfitta del 18, guidò il gruppo dirigente di Zingaretti e Letta l'ha ulteriormente sviluppata. E poi la tesi che bisogna mettere tutto insieme, da una parte i grillini e dall'altra Renzi, Calenda, Bentivogli, tutto quanto. Poi la parte su Salvini, che è dura nell'intervista, ma il titolo la aggrava. Nell'intervista Bettini dice: il PD non drammatizza, piuttosto richiama tutti, soprattutto la Lega, alla responsabilità di governo. Draghi stesso ha parlato di un fatto serio. La verità è che il partito di Salvini è un corpo politico tirato da carri che vanno in direzioni opposte, sarà fonte per questo di ulteriori problemi e instabilità. Nel titolo diventa: sono sicuro che la Lega strapperà, frase che noi nell'intervista non abbiamo trovato, però diciamo. Francesco, la domanda che ti faccio è: ma può riuscire a Letta il colpo di fare una specie di nuova unione di Arca di Noè dove ci sono bestie di tutti i tipi, cioè la sinistra italiana, i grillini e poi Renzi, Calenda e Bentivogli che dicono loro siamo liberati? Fa ridere, ma insomma loro lo dicono. Si può tenere tutto insieme? No, non si può. Non si può, però adesso fa anche un po' sorridere. Letta è stata in adolescenziale sovraeccitazione, cioè è una vittima della sua stessa propaganda, no? Le magnifiche sorte progressive del centro-sinistra, teneva assieme la ditta e Calenda. No, non è possibile, lasciamo pure da parte per un attimo i grillini che come dire, si prestano a tutto, ma direi che i livori tra il centro-sinistra, all'interno del centro-sinistra sono molto profondi, non nascono oggi, non è possibile questa impresa, cioè a un certo punto Enrico Letta dovrebbe rendersi conto di come stanno realmente le cose. L'affluenza alle elezioni comunali è molto bassa. Quindi il dato di fondo è che il centro-sinistra ha uno zoccolo duro di elettori che votano compattamente sempre. Poi questo zoccolo duro sembra chissà che roba quando l'affluenza è bassissima, perché ovviamente si abbassa l'affluenza, una cosa piccola ma compatta sembra più grossa. È così. Questo è. Però non è che lui ha aumentato di numero di voti, di consenso, quindi tutto questo entusiasmo, cioè, e ripeto, crede alla sua stessa propaganda, è pericolosissimo, fermatelo. Ecco, mettiamola così, dal punto di vista di Enrico Letta oggi c'è un segno più e un segno meno. Il segno più è che Calenda dice voterò Gualtieri, dice poi non resterò all'opposizione in consiglio comunale, eccetera, però comunque fa una dichiarazione di voto per il centrosinistra e in qualche misura facendo pensare che l'operazione politica alla quale si dedicherà sarà collocata nel centrosinistra, sia pure sul lato destro, ma del centrosinistra. È invece il segno negativo per Letta è il fuoco di sbarramento del Fatto, che già dice no a Calenda e Renzi, quindi già qualche contraddizione viene fuori e la coglie, la illumina con lucidità Stefano Folli. Andiamo a vedere un passaggio del ragionamento di Folli. Roma diventa quello che si definisce un laboratorio, in questo caso un laboratorio dove si può decidere da un lato il futuro dell'alleanza con i grillini, dall'altro il rapporto con l'ala riformista di cui Calenda è un portabandiera. Sembra di capire che Conte sia
pronto a proporsi come partner minore del partito di Letta. Tuttavia, almeno a Roma, Calenda avrebbe gli strumenti per mettersi di traverso rispetto a tale operazione. In tale scenario, l'ipotesi del nuovo Ulivo accarezzata da Letta è prematura. Prima occorre capire quale spazio si vorrà lasciare a quel che resta dei 5 Stelle, in sostanza quale sarà l'asse del centro-sinistra. Un profilo riformatore simile alla socialdemocrazia tedesca, ovvero una tendenza liberale alla Macron, oppure ancora una scelta ambigua come quella derivante dal patto con i Grillini? L'occasione per cominciare a verificarlo è a portata di mano, parallela al ballottaggio di Gualtieri. Sappiamo che il seggio parlamentare lasciato libero dall'ex ministro dell'economia è stato promesso a Conte. La conferma dell'impegno suonerebbe come volontà di proseguire sulla via dell'intesa prioritaria con il debole leader del movimento. Ma si tratta anche di vedere cosa farà Calenda, così folli, e che dunque coglie esattamente. L'esigenza di scegliere e invece il tentativo che Letta farà di non scegliere, di acchiappare, no? L'una e l'altra cosa. Sì, non Francesco. vorrei che fosse esagerata l'aspettativa rispetto a Calenda. Calenda ha fatto obiettivamente bene, è riuscita a tirare un fracco di disamorati, gente di destra che non voleva votare Michetti, gente di sinistra che non voleva, quantomeno al primo turno, dare un endorsement alla ditta. Però è un contesto molto romano, non so se, come dire, possa essere estrapolato e proiettato su scala nazionale. Inoltre qui, oltre che Calenda, io terrei presente le altre componenti centriste, cioè Renzi. Calenda evidentemente con il corpaccio del PD ha un rapporto migliore di quanto non abbia Renzi, cioè i certi dissapori nel caso di Renzi sono molto maggiori di quanto non siano con Calenda. Quindi io ho un po' paura che imperniare questo ragionamento sofisticato proprio su Calenda, come Peraltro, dire, possa non funzionare, però è interessante. In questo momento la mia testa è tutta rivolta a destra, sono un po' preoccupato, no, poi, vedo che c'è cantiere anche a sinistra, certo. no, poi peraltro, se posso fare un'osservazione, diciamo, sorridente ma realistica, non bisogna mai sottovalutare lo human factor. Renzi e Calenda, messi nella stessa stanza, litigano dopo 2 minuti davanti allo specchio, al grido di specchio, specchio delle mie brame, chi è il più bello del reame? Dopo 2 minuti finisce male. Va bene, ma questa è una previsione che noi lasciamo così a verbale. Francesco, dobbiamo precipitarci nell'abisso delle inchieste. Allora, la verità rilancia l'inchiesta obiettivamente centrata è il colpo di Mario Giordano martedì sera sull'AIFA indagata. Noi siamo garantisti sempre, però brutta storia, farmaci monoclonali rifiutati quando erano gratis e poi invece acquistati a pagamento. La verità. Qualunque giornale, la vicenda del professor Galli e di questi concorsi asseritamente, diciamo, disegnati in modo sartoriale per favorire qualcuno e sfavorire qualcun altro, trovate tutto su qualunque giornale. Noi però ci concentriamo su due storie. Intanto questa storia di Donna, l'avvocato dello studio Alpa, all'epoca collega di Conte. La copertura più ampia la fa La Verità. Con una serie di pezzi di Amadori e Amendolara è piuttosto significativi. Amendolara illumina gli incarichi avuti in epoca Conte e in epoca Raggi da questo avvocato, le consulenze. E diciamo il tema è: ma come mai ha avuto queste consulenze? Che rapporto c'è? Era una cosa limpida? Sì, no. L'altro pezzo, quello di Amadori, sente un imprenditore che si chiama Buini e che è, diciamo, l'accusatore di questa vicenda, il quale dice: provai a scaricare di Donna, ma Arcuri e i suoi mi esclusero. Naturalmente altri giornali ci fanno invece sapere la versione dell'ex commissario Arcuri, che dice: no, no, assolutamente, poi tutta la questione riguardava delle regioni. Attenzione però, perché non c'è solo La Verità oggi da guardare, c'è anche il giornale Ludovica Bullian che illumina un aspetto politico. Come mai questo legale indagato tramava con i senatori, recita il titolo del giornale, per salvare il governo del suo amico Conte? È la testimonianza del senatore Saccone dell'UDC che dice: telefonate per conto di Didonna nei giorni della caduta dell'esecutivo. Gli amanti della materia ricorderanno che in quei giorni Cesa era colpito da avviso di garanzia. C'era però in ballo il voto di alcuni senatori UDC, la Binetti e Saccone stesso. Chissà qual è la versione esatta.
E attenzione anche al pezzo di Repubblica, anch'esso significativo, è sempre l'imprenditore Buini a parlare, dice: volevo l'appalto Covid e di donna si presentò come uomo di Conte. Francesco, allora io voglio fare il garantista. Ah, c'è un avvocato che ha avuto dei trascorsi professionali con Conte, è brutto, è inopportuno, ma può essere umano che l'avvocato, vedendo il suo ex collega presidente del Consiglio davanti a degli imprenditori, dica: beh, dalla a me la consulenza, io quello lo conosco bene. Siamo solo sul versante dell'inopportunità o si entra nel penalmente rilevante? Questo è il cuore dell'inchiesta, no? Che i due non si conoscono, siano dei perfetti estranei, è una linea impossibile da sostenere. Io capisco perché il Fatto Quotidiano, ovviamente, di queste cose ne mastica da sempre, si sia, come dire, in testa, piantato su questa linea difensiva. Non è credibile che i due non si conoscano. Sono figli della stessa scuola, a un certo punto quando c'erano i costruttori, cioè i tessitori di alleanze attorno Conte, sembrava dovesse esserci un Conte Terra, si muovevano, no, le varie parti e ti ricordi, no, quando c'erano fasi convulse e beh, insomma, uscirono molti articoli di giornale, ne ricordo uno di Valentino del Foglio, forse il precursore, cioè a capo dei costruttori sulla parte logistica pratica c'è di donna. I due non possono non conoscere, punto. È macroscopica questa incongruenza qui e da quella poi c'è tutta una serie di sospetti. Dopodiché la vicenda è fantoziana, dai, questo imprenditore di provincia va in studio di Donna, Donna gli fa trovare due altri papaveri dei servizi segreti della Guardia di Finanza in studio lì, come c'è stata pezzeria, è una cosa fantoziana, adatta poi Peppino e guarda, io ne leggo sbigottito della vicenda. Va bene, bisognerà seguirla questa vicenda, come pure bisognerà seguire l'altra vicenda, quella Morisi. Allora, ieri vi avevamo segnalato, il Corriere della Sera che aveva la chat che scagiona totalmente Morisi dal punto di vista penale, in cui si evinceva la droga l'ha portata il rumeno, pezzo seppellito ieri a pagina 28, e su questo efficacissimo articolo assolutamente da leggere, Giorgio Gandola sulla verità. Ma attenzione, perché oggi si conferma la cosa che a portare la droga liquida era stato il rumeno, e preparati i fazzoletti, momento di commozione, l'escort è intervistato in modo struggente dalla stampa, Grazia Longo e Niccolò Zancan, il quale, come si chiama, Alexander, confessa: sì, siamo stati io e Nicolas a portare la droga dello stupro a casa Morisi. Quindi, insomma, dopodiché, però, tutta l'intervista è per dire che ora essere rovinata il povero escort. Non sono stato io a chiamare i carabinieri. Quello che posso dire è che Morisi con noi è stata una brava persona, si è comportato bene, non ha sbagliato niente e neppure noi abbiamo sbagliato niente. Domanda. E allora perché quella chiamata ai carabinieri parlando di soldi o forse di un furto? È stato Nicolas a telefonare per colpa della droga che avevamo preso, non ragionava bene, era fuori, diceva cose assurde. Domanda: perché sta piangendo? Fazzoletti. Perché sto male, sono senza una lira, nessuno mi vuole più incontrare, non lavoro. Aspetta, aspetta, che arriva il meglio, si trova il colpevole, indovina chi è il colpevole, la verità, sta a vedere. È tutto finito, la mia vita è distrutta. Da quando sul giornale La Verità hanno pubblicato il mio nome, la mia faccia e ogni cosa di me, io sono all'inferno. Prima quei giornalisti si erano finti clienti e mi hanno chiesto anche il codice bancario. E poi cosa? Quando mi hanno detto chi erano davvero, li ho richiamati in lacrime, li ho pregati di non mettere il mio nome, li ho scongiurati di non mettere la foto, ho detto che mi sarei ammazzato, ma loro se ne sono fregati. Adesso non mi chiama più nessuno. Quindi è colpa di Giacomo Amadori, eh? È chiaro che ha provato a chiamare il numero pubblicato sul sito escort di questo signore, questa ha risposto, aveva ripreso le attività. Naturalmente Amadori poi si è qualificato, ha messo la cosa in pagina e ora la stampa si commuove per la sorte di Alexander, che non può avere 4.000 a prestazione. Francesco, sei commosso? No, per nulla, è stato tutto abbastanza schifo, schifo fin dall'inizio, perché questa è presente come nasce, no? C'è una storia che nasce con insinuazioni arate, no?
fa schifo da principio, perché pesca in un mondo notturno di festini, di droga, è proprio... Comunque, ha fatto benissimo Amadori a intervistare costui, così che tutti potessero rendersi conto della dinamica che c'è dietro, altrimenti rimane tutto in una calice. Abbiamo intrapreso questo percorso in questi mondi orrendi, perché sono orrendi, gli individui che lo popolano, evidentemente hanno una moralità, o non ce l'hanno o ce l'hanno a intermittenza, no? Attendiamo però, attendiamo... Maria Goretti, in questo caso Santa Maria, in questo caso, come diceva quello, Santa Maria Godetti, non Goretti, ma non capisco perché la stampa, lo capisco fin troppo bene, perché la stampa provi a presentarlo come una vittima. Vittima non è, è un truffatore, un estorsore, perché Morisi, mamma mia, però sai, la vita privata è la sua, se la gestisce come vuole lui. Il problema vero è che espone la sua vulnerabilità, espone gli attori. Attendiamo al Varco Repubblica, che ha fatto due paginoni di intervista all'Escort la scorsa settimana, Escort per necessità, eccetera. Ora da due giorni si svigola. Prima del voto bisogna sparare, poi dopo il voto. Non è un operaio della miniera del Sulcis, è un prostituto strapagato che ricatta i suoi clienti. È un eroe democratico, ha fatto contro la Lega e quindi va bene, no? Abbiamo avuto un dibattito televisivo con Cappellini di Repubblica in cui ci si spiegava, non so cosa ci si spiegava, va bene, vedremo. Va bene, Francesco, arriviamo alle segnalazioni finali che oggi sono succose. Allora, esce un libro di Ilda Boccassini e si dedica al tema Roberto Saviano. Anche qui tirate fuori i fazzoletti. Se questo libro avesse potuto essere scritto con il sangue, le lacrime, la saliva, le unghie, ciocche di capelli, brandelli di vestiti, vetri d'auto blindata, forchette, ebbene, sarebbe stato scritto con ogni singolo elemento di questo elenco. E dopo questo incipit pulp andiamo al seguito. Ilda Boccassini sceglie di rivelarsi, pur nella consapevolezza che ancora una volta ci sarà chi andrà ad attaccarla dove trova nervi scoperti, nervi che pulsano del senso di colpa all'idea di non aver dedicato abbastanza tempo ai figli, ma anche della pace che trova quando sente che il loro legame è più forte. Scegliere costa, su questo è molto chiaro. Ti sei commosso? Domando per la seconda volta. No. Ma aiuto, ma che bomba retorica però, che inizio proprio è una cosa... Sembra il migliore Veltroni. E allora, vabbè, allora siamo telepatici. Evochi Veltroni. E allora, esce il nuovo giallo, perché è anche giallista Veltroni. Anche te però, dai. No. Allora, un paginone sul Corriere Andrea Purgatori, un paginone sulla Stampa Mirella Serri, un paginone su Repubblica Giancarlo De Cataldo. E insomma, accorrete nelle librerie. Tu sai ovviamente qual è il pensiero, no? Salvini vacilla, sta per saltare, la maggioranza Ursula ritorna in pista. Giallo Quirinale. Di nuovo sperare di andare in Quirinale, vai con la recensione, no? Giallo Quirinale, giallo Quirinale. Vedremo se l'assassino è il maggiordomo, è il segretario generale del Quirinale, chi sarà. Vabbè, no, naturalmente qui, momento Mastroda, se andate in libreria a prendere Veltroni, per par condicio prendete anche questo libro per una nuova destra, che può essere un antidoto, un vaccino, un contravveleno, scherzo, no? Invece andate, questo sì, in edicola, con doppio acquisto, La Verità e, se non l'avete preso ieri, anche Panorama. Allora, noi ci sentiamo questa sera alle 19, sarà con me Alessandro Rico. Ci risentiamo domani mattina con la lettura dei giornali, con Francesco Galietti, che trovate su Panorama. Ci risentiamo invece qui martedì e giovedì di prossima settimana. Buonissima giornata, Francesco, e grazie. Ciao Daniele, buona giornata a te e ai nostri ascoltatori.